Qua ci troviamo a Bacalar, la laguna dei sette colori. Questa è Isla dello Spacalos. Siamo arrivati a Bacalar e adesso vi farò conoscere la laguna dei sette colori con la nostra barca privata. Questa è la nostra barca di oggi. Siamo partiti e guardate il colore della laguna. Spettacolare. Ai che gringo! Dalla laguna di Bacalar, profonda un metro, siamo arrivati al primo cenote, il cenote nero, che prende il nome appunto dal suo colore, con una sua profondità di un massimo di 110 metri. Per vedere tutti i sette colori della laguna di Bacalar c'è bisogno di quattro fattori: il sole, il vento, la vegetazione e la profondità dell'acqua. Guardate come cambiano i colori man mano che ci spostiamo. Siamo arrivati al cenote Esmeralda, chiamato così per il suo colore. Ha la forma di un cono ed è profondo circa 55 metri. Qui possiamo osservare un fiume sotterraneo, uno dei tanti che alimenta il cenote, che a sua volta alimenta la laguna di Bacalar. Ingenuamente ho chiesto al capitano che differenza c'è tra la laguna e il cenote. E mi ha risposto che i cenotes ovviamente sono molto più profondi della laguna e sono quelli che alimentano la laguna, quindi questi che vi ho fatto vedere, i fiumi sotterranei, alimentano il cenote e di conseguenza appunto il cenote alimenta la laguna. Siamo arrivati al cenote Cocalitos e quelli che vedete qua sono gli stromatolitos, sono questi microbatteri tutti insieme che formano tipo una pietra sembra, e sono gli esseri viventi più antichi del mondo. Pensate che hanno milioni e milioni di anni. Dicono gli esperti che questi producono 5 volte più ossigeno che gli alberi. Il cenote Cocalitos ha una profondità di circa 70 metri. Siamo arrivati a Isla de los Pájaros, che è praticamente questa isola di fronte, famosa perché vengono alcune specie di uccelli a migrare. Questa, ragazzi, è una piscina naturale. È ora di buttarsi. Che paradiso! Cosa? Aiuto, aiuto! Uno! Dov'è difficile? Tu turno, Marco! Giusto? Dos. Vai, tu turno! Ahí la! Qua ci troviamo a Bacalar, la laguna dei sette colori. Questa è Isla de los Pájaros e questa, come vedete, è una piscina naturale. Che spettacolo! Vai. Guardate che spettacolo! Il nostro vassoio di frutta. Muchas gracias, Antonio. De nada, un che spettacolo! Tienen que agarrar un chico. Wow! Guardate, ananas, anguria, melone. Ragazzi, grazie al nostro capitano Antonio, grazie, che ci ha regalato tutta questa gracias. Frutta. Super! Oh, siete proprio comodi, sulle amache, sulla barca. Guarda che bella vita, Mamma mia! Spettacolo! Siamo arrivati al Canal de los Piratas, questa piscina naturale dove era usata dai pirati per saccheggiare la città di Bacalar. Guardate che spettacolo di colori! Un paradiso terrestre. Anche qui potete vedere le varie sfumature di colore, un più chiaro, un po' più scuro e poi ritorna tutto questo chiaro. Queste sono tutte mangrovie. Guardate che spettacolo! Wow! Guardate quanti pesci! Ragazzi, qua ci troviamo al Canal de los Piratas. Appunto, era usato questo canale dai pirati per saccheggiare la città di Bacalar. Facciamoci un bel bagnetto, va?